Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Siamo qui oggi per un nuovo video per parlare dei giocatori meta di FIFA 20, ovvero quei giocatori cosiddetti game changer, quelli che ti cambiano, ti svoltano le partite, che quando c'è da fare la differenza la fanno e si sentono e vi fanno vincere le partite, quelle partite diciamo un po' tirate, quelle che appunto magari con un giocatore normale non riusciresti a vincere. Ma prima di iniziare vi chiedo un like e di iscrivervi al canale. Scrivetemi sotto nei commenti se volete altri video su questo genere di argomento. Poi arriveranno altri tipo di tutorial. Allora, parliamo subito del primo giocatore, Atal. Vi dico già una cosa: questi giocatori che ho selezionato in base a un po' le scelte della community e quello che ho visto io, hanno tutti più o meno una cosa: il 5 piede debole. Allora, partiamo di Atal. Parliamo di Atal. Atal, un giocatore meta, assolutamente, un giocatore che ha 89 di agilità, 87 di equilibrio, fortissimo, veramente fortissimo, 5 piede debole, 4 skill, un giocatore che può tirare con tutti i piedi, è a classe, ha quel diciamo body type, essendo 1,76 m, e il work rate alto per l'attacco che lo rende veramente incredibile. Parliamo invece di un altro giocatore, Kylian Mbappé. Allora, Mbappé, è quel giocatore che, nonostante non abbia le 5 piede debole, è uno dei più utilizzati su FIFA 20, perché combina quell'accelerazione, quelle stelle skill e quell'equilibrio che quando si gira fa il fake shot, ti distrugge ed è molto agile, molto 92 di agilità in carta, per una carta base tantissimo. Quando si gira e scarica con il tiro di esterno, che è un trait fondamentale quest'anno, è veramente incredibile. Poi abbiamo Neymar Junior, il suo compagno di squadra, giocatore base più forte del gioco, l'ho detto tante volte. L'unico difetto è quella forza fisica e quella potenza tiro di 80. Giocatore straconsigliato da agosto a oggi che siamo a maggio, incredibile. Parliamo di Ben Yedder invece, anche lui un meta player incredibile, uno di quelli che ti svolta, ti distrugge le partite, 5 piede debole, ogni statistica assurda, quel tiro dalla distanza è falsissimo, ha veramente più un giocatore meta, lo consiglio in qualsiasi sua versione, stile intesa cacciatore. Andiamo in difesa con Blanc. Ho selezionato lui perché Blanc è quel giocatore che dà fastidio a tutti. Messo come centrocampista centrale, ti svolta la squadra, ti risolve ogni problema, veramente straconsigliato, incredibile. Io non l'ho fatto come Icon Swap, è un giocatore che è fenomenale, fenomenale, davvero straconsigliato. Andiamo invece con l'attacco. Ho selezionato un Icon, Kenny Dalglish. Allora, 5 piede debole, 4 abilità, 93 di agilità, 93 di agilità fanno di lui un icon veramente incredibile. Secondo me più forte di Ben Yedder, però diciamo chi ha Ben Yedder in squadra può stare bello tranquillo. Però un icon incredibile, scesa di prezzo ragazzi, provatelo veramente. Andiamo su un giocatore che è appena uscito nel Team of the Season, Simon. Simon io l'ho voluto mettere perché è una validissima alternativa a Neymar. Ha un'agilità e un equilibrio incredibile, resistenza e ha un tiro veramente, secondo me, più forte di quello di Neymar, perché ha una potenza tiro devastante, si gira, fa tutto quello che deve fare benissimo. Straconsigliato, adesso va via sotto i 270k, provatelo veramente. Andiamo su un difensore centrale, veramente un meta player per quanto riguarda la difesa, Boateng nella sua versione SBC. Ragazzi, il difensore dopo secondo me Ramos nella sua versione SBC più forte del gioco. Incredibile, ragazzi, incredibile. Boateng con ombra e qualcosa si attaccano, ti fa girare, fa degli interventi automatici incredibili, ti svolta le partite in Weekend League. Caro Salberto, con lui in coppia su 30 partite ho subito neanche 24 gol. Cioè, una cosa che se mi fossi impegnato di più forse ne avrei subito una over, ma è insaltabile, non sbaglio un errore, ragazzi, se avete i crediti fate queste BC. Andiamo su un attaccante che è un po' scomparso dai radar, però è veramente forte, Heung-min Son. Io ho scelto la versione 90, ma tutte le versioni sono veramente qualcosa di OP.
5 piede debole per lui, un'agilità incredibile, pecca un po' di equilibrio, ma ragazzi è un tiro che è veramente qualcosa di incredibile. Resistenza 92, peccato per la forza, però ragazzi questo quando si gira è sempre gol. È sempre gol, tutte le sue versioni sono stra consigliate. Nelle icon ho voluto mettere un giocatore che da inizio FIFA lo utilizzano un po' tutti, ovvero Butragueño, la sua versione baby, ma vanno bene tutte le versioni. 3 stellabilità e 5 piede debole, ha caratteristiche come tiro di precisione, agilità, equilibrio, finalizzazione incredibile, freddezza che è anche più di 85 perché veramente non sbaglio un colpo. Magari nella versione baby adesso è un po' calata, però tutte le altre versioni, ragazzi, sono veramente giocatori fortissimi. Per la porta invece ho scelto Van der Sar, la sua versione mid, perché ragazzi, Van der Sar, ragazzi, para tutto, lo metto alla pari con Ter Stegen e Neuer, era una spina nel fianco incredibile. Quando avete la partita che vi gira, è un giocatore incredibile, ha il 3 10 sui cross. Questo ragazzi è un giocatore che io odio tantissimo ed è veramente un portierone. Ragazzi, questa è la squadra completa dei game changer, dei giocatori meta che io ho scelto. Stragrande maggioranza c'ha tutte 5 piede debole, quello che serviva. Ragazzi, ormai va così. Ricordatevi sempre che i giocatori quest'anno vengono scelti in base a equilibrio, agilità e 5 piede debole. Certe volte diciamo le 3 skill vanno in secondo piano, in quanto le 5 piede debole ne fanno veramente dei giocatori forti. Bene ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate voi di questi giocatori. Noi ci vedremo presto per altri video tutorial. Ciao a tutti ragazzi, bella!